All'esame di carattere orgoglio di Agnone, l'Ancona fa scena muta, tanto da meritarsi la bocciatura. L'Olimpia di Mister Urbano fa un figurone e nel finale sistema la pratica sul 4-2, che mette in bilico il secondo posto in classifica dei dorici, se Samb e Civitanovese dovessero vincere domenica. Prestazione senza sussulti, ma di gran confusione mentale e in alcuni frangenti anche tattica per i biancorossi. Il match, va sottolineato, risulta però divertente e aperto a ogni conclusione. I padroni di casa spaventano l'Ancona già al settimo con un diagonale largo di poco di Keita. La risposta della squadra di Trellini arriva al quarto d'ora, ma Simone rimedia una deviazione sotto porta di Genchi. Due minuti più tardi e l'Ancona potrebbe andare in vantaggio se solo Ambrosini non scegliesse di colpire in pieno il portiere Fabbi invece che trafiggerlo. Lo 0-1 arriva comunque al 18esimo, cross in area di Costa Ferreira e D'Agostino, nell'intento di anticipare Genchi, insacca nella propria porta. Il secondo autogol consecutivo a favore sveglia però l'Agnonese. Al 22esimo Parti Pilo sfiora il pari dopo una ventata uscita di David, ma al 28esimo la missione gli riesce. Stop in aria, due rimpalli vinti e diagonale di esterno destro all'angolino. La formazione di casa ci crede, ma è l'Ancona che al 44esimo recrimina per un gol fantasma di Ambrosini. Palla sul palo e poi sulla riga, ma non è entrata completamente. Passa un minuto e Siviglia si beve Kostadinovic per poi infilare David. Il 2-1 è servito all'intervallo. Nella ripresa la partita perde di ritmo. L'Agnonese cerca di controllare e agire in contropiede. L'Ancona si intestardisce e lanci lunghi. La prima occasione arriva al 24esimo. Sul mancino a colpo sicuro di Costa Ferreira si immola D'Agostino con il corpo. Al 39esimo Malavenda si inventa una rovesciata che beffa Fabbi e riaccende le speranze doriche. Ancora Costa Ferreira ci prova senza risultato al 43esimo. La voglia di vincere è tanta, ma porta anche l'Ancona a sbilanciarsi oltre misura. Così ne approfitta la squadra di Urbano, che al 90esimo torna in vantaggio con rete di Gagliano e su ripartenza fotocopia sigilla il 4-2 con la doppietta personale di Siviglia. Per l'Ancona è notte fonda, adesso anche il mantenimento del secondo posto diventa un'impresa.